Ciao a tutti, da qui comincia questo video dedicato alle location di Ultra, film del 1991 con la regia di Ricky Tognazzi, con protagonisti Claudio Amendola, Ricky Memphis, Giù Pizzo e Gianmarco Tognazzi. Il film parte proprio da qui, ovvero quella che vedete sopra è la sopraelevata di Viale Castrense. E la brigata Veleno, capeggiata da Claudio Amendola, passeggia proprio lì sopra la sopraelevata, sopra quella ringhiera che vedete alle mie spalle. Poi i ragazzi, quando vedranno Cinzia, cominceranno l'inseguimento proprio partendo da qui, la inseguiranno fino a questo angolo e poi si metteranno sotto il sottopasso di Viale Castrense, che adesso andremo a vedere, perché poi si porteranno lì e circonderanno Giù Pizzo, Cinzia, proprio lì sotto. Ci troviamo in via degli Orti Variani, siamo proprio sotto il cavalcavia della tangenziale est dove eravamo poc'anzi. Qui la brigata Veleno appunto scavalca proprio questo muretto per circondare Cinzia. Ecco, sarà proprio questo il luogo dove la circondano e fanno tentano lo stupro, tentano, che poi era uno stupro tra l'altro finto, perché la scena va avanti, Claudio Amendola, il principe, si avvicina a Cinzia e da lì si scopre che invece i due si conoscono, e si conoscono anche molto bene, poi si vedrà anche più avanti nel film. Ecco, questa è proprio l'inquadratura e la scena del controcampo, ovvero quando insomma Cinzia e il principe con la brigata Veleno insomma si sono chiariti e gli hanno detto che appunto era uno scherzo, si allontaneranno proprio da qui. Ecco, questa è la scena dove appunto stacca l'inquadratura e si incamminano in quella direzione. Ma stavamo a scherzare, dai, su, amore, pianta. Mi sono pure fatta male al braccio. Dai, non fa così, mi dispiace, scusa, non lo faccio più. Thank you.
una piccola nota, le sequenze che state vedendo tratte dal film sono in bianco e nero, ma non è un errore di colore, è proprio così. Il film inizia in bianco e nero, ovvero la scena, questa scena iniziale è in bianco e nero e poi dopo i titoli d'apertura il film è a colori normalmente. Una curiosità, ecco, sto facendo questa strana inquadratura, però sia da lontano quando ho inquadrato all'inizio e sia qui sotto, questo è il palazzo dove vedete il balcone sopra di me, quello sopra la mia testa, è il balcone usato da Fantozzi, ovvero la famosa scena dove Fantozzi scavalca il balcone per prendere l'autobus al volo. Ora non è dato sapere se Ricky Tognazzi ha voluto, come dire, omaggiare in maniera velata appunto a Fantozzi, se invece insomma questa location è frutto invece della casualità, ovvero gli serviva proprio questa location, ma il caso ha voluto che qui c'era il balcone di Fantozzi. Oh, Aci. Oh, ma tu che ci fai qua? Passavo da sti pizzi. Lo sai che non me va che ci vedo. Ma io ne la faccio più a nessuno, mi sa. Tanto martedì quello torno. Così ci parlo e risolviamo sta cosa. E sarebbe ora. Mi trovo a via Selinunte, siamo in zona Porta Furba Quadraro alle spalle, insomma, e sto percorrendo la stessa via che hanno percorso Giuppi Izzo, Cinzia e Red, ovvero Ricky Memphis. Parlano di Principe appena uscito dal carcere. L'ultima volta è stato, se glielo dicevo, strippato. Sono passati 6 mesi da lì. Glielo potete pure te, no? E insomma, fanno un po' il punto della situazione. E parlando, stanno percorrendo proprio questa via, quella che sto percorrendo ora io. Qui mi trovo a via Papiria, è una via che collega Porta Furba fino a piazza San Giovanni Bosco, dove c'è appunto la famosa chiesa di Don Bosco. Vi sto inquadrando questi palazzi, insomma lo skyline che vedete, lo skyline è appunto uno sfondo con le sagome di determinati palazzi. Ecco, l'inquadratura del film si vede di sera, è scura. Ma i palazzi sono proprio questi alle mie spalle, ovvero qui in qualche appartamento qui dietro alle mie spalle c'è la casa di Cinzia Giuppi Izzo, insomma qui appunto è poi da dove poi Principe Claudio Amendola scenderà e si recherà proprio alla chiesa di Don Bosco, che adesso andremo a vedere. Ci troviamo a piazza San Giovanni Bosco, quella alle mie spalle è la chiesa omonima, la chiesa di Don Bosco. Qui è dove Principe Claudio Amendola è uscito da casa di Cinzia Giuppi Izzo e si reca proprio qui e si stende proprio nella nuvola che vedete alle mie spalle. Una piccola nota, se vogliamo anche dolente, nelle riprese del 91 questa piazza era completamente pulita, non c'era immondizia, cosa che purtroppo, da romano lo dico con un certo rammarico,
vent'anni dopo non si può dire la stessa cosa. L'aiuola all'epoca era appunto pulita al punto che Claudio Amendola ci si è steso sopra. Ora vai a sapere se l'hanno pulita loro, quelli della produzione, o se invece era già pulita di suo grazie al comune, chi lo sa. Ci troviamo a Viale del Pattinaggio, siamo proprio sotto il viadotto della Magliana. Quello è l'ingresso delle Tre Fontane, ovvero è uno stadio dove nel film c'è il gruppo degli ultra che vogliono entrare, premono su quel cancello perché dall'altra parte dentro il campo c'è la squadra che si sta allenando. Il mister ha detto che si devono allenare a porte chiuse. Andatevene a casa. Andatevene, non si può entrare. Nel film questa staccionata e quel cancello sono liberi, sono sgombri. Ecco, adesso c'è una folta vegetazione, c'è anche quella copertura che non fa vedere l'interno, però è proprio qui dove si sono radunati gli ultra appunto per entrare a vedere l'allenamento della squadra. Ecco, quello alle mie spalle, ecco, quello è il viadotto della Magliana, che sta proprio qui di fronte al cancello delle Tre Fontane, ed è proprio da lì, da quella staccionata dove si affaccia il principe Claudio Amendola, dove appunto giù vede i suoi compagni della Brigata Veleno e li saluta proprio da lì. Ernesto l'ha detto, però a disco, guarda, è il principe. Adeschio, nazi, Nerone! E si radunano per poi andare, per tornare insieme e riorganizzarsi. Mi trovo a via Alberto Bergamini e questo è il sottopasso, vedete le mie spalle, lo vedete? Questo è il sottopasso dove Amendola, insomma il principe con i suoi amici con la strada imboccano proprio da qui questa strada. Nell'ultimo due mesi ce l'hanno fatta entrare, se no 3 o 4 volte. Ma è manco. Dice che se no i giocatori vanno in paranoia a sentirsi addosso i tifosi incazzati. Che insomma, bisogna dirlo, il regista Ricky Tognazzi qua ha un po' rimescolato le carte, ovvero i ragazzi appunto passano qui sotto, dove sto adesso percorrendo io, quando poi riusciranno fuori da questo sottopasso, l'inquadratura poi staccherà in un'altra via che adesso poi vedremo nella inquadratura successiva. Ecco, sto continuando a percorrere via Bergamini, ragazzi con la macchina percorreranno questo tratto di strada che vi sto facendo vedere. Ci sarà un palazzo che verrà inquadrato soltanto in un angolo, che sarebbe questo che vi sto facendo vedere. Quello è il Palazzo delle Autostrade. E lo si capisce proprio dalla tipica insomma dalle tipiche finestre, vedete, sono fatte in quel modo, schematiche, piccoline. Mannaggia, avevo proprio voglia di vedermi qualche maglia giallo rossa. E mai li vedi. Ecco, vedete, questo è il punto d'uscita del sottopasso, e ragazzi usciranno da qui con la macchina. Via Bergamini si trova zona Casabruciato, quartiere Casabruciato, però come vi ho detto all'inizio, Tognazzi, il regista, ha mescolato le carte, perché uscendo da qui si immetteranno in un'altra strada che nel montaggio fa credere che è la stessa, ma non è la stessa. Andiamola a vedere.
Quella che vedete alle mie spalle è Viale Palmiro Togliatti, è il tratto finale che porta in fondo a Ponte Mammolo, qui siamo nel quadrante est della città. Questa è la scena, il controcampo. Il controcampo è la scena che viene filmata subito dopo quella precedente, ovvero stacca dall'inquadratura prima a quella successiva. Come vedete alle mie spalle, questa inquadratura è appunto dove la vettura del principe con gli altri suoi compagni ultra si dirigono in quella direzione. Qui il regista Ricky Tognazzi ha fatto credere che questo tratto di strada era il proseguimento della strada, quella col sottopasso, quella, appunto la scena precedente. In realtà, insomma, sì, è sempre qui in zona, ma sono due strade completamente diverse. Qui, diciamo, Tognazzi ha un po', come dire, mischiato le carte. Mi trovo a Piazzale della Stazione Tiburtina. Quello che vedete a me è un palazzo che si intravede nell'inquadratura, seppure è scura e di notte, però si capisce che è questo. Ecco, mi giro e alle mie spalle c'è proprio la stazione Tiburtina, completamente cambiata rispetto ad allora. Nel 2011 ha avuto un restyling molto importante, molto evidente sia all'esterno che all'interno, quindi completamente diverso rispetto alla stazione di Tiburtina che si intravede nelle inquadrature di Ultra. Ciao. Ciao. Oh, mi raccomando. Non ti preoccupare. Oh, dai, fa bene. Il restyling di questa zona comprende non solo la stazione ma anche architettonicamente la parte statale. Infatti, dove qui adesso c'è il vuoto alle mie spalle, ci sono gli alberi, ma in realtà nell'inquadratura si vedono dei piloni molto grandi, che erano i piloni che sostenevano un tratto della tangenziale est, che adesso è stato abbattuto, non esiste più. Era proprio un tratto che sovrastava la stazione di Tiburtina. Quanto ci sono mancato prima? Ah, arrivato al principe, ma potevo pure partire. Ecco, sono sui binari della stazione di Tiburtina all'interno e come ho detto prima, insomma, anche all'interno della stazione di Tiburtina c'è stato un forte restyling, quindi sapere quale sia l'esatto binario dove è partito il treno con a bordo i ragazzi della Brigata Veleno, insomma, questo purtroppo non è dato sapere, mentre con buona probabilità il treno dove è partito, il treno speciale dove è partito il comando ultra, quello del tifo organizzato, con buona probabilità è partito dal binario 1 che adesso andiamo a vedere. Oh, ma fa vento? Che ne so, stava dietro le nuvole. Ma lasci qualcuno. Oh, ma mica me lo devo accollare io, ragazzino. E chi se la sbriga te? Ecco, questo è il tunnel che Gianmarco Tognazzi ha imboccato per andare a ritrovare Fabietto, perché lo si riconosce dalla pedana giù in fondo che porta alla metro B. On the way.
Ecco, prima abbiamo inquadrato il binario 1, che presumibilmente è il binario da dove è partito il treno speciale di tifosi organizzati. Anche perché nel binario 1 era presente, come è presente tuttora, la stazione di polizia e anche la sala controllo della vigilanza. Infatti nell'inquadratura sul binario, insomma, si vede la polizia, come dire, schierata sul binario per dare il servizio di sicurezza. Te voglio bene, G. Allora diglielo. E tu dimmi che non ci hai fatto l'amore. Te prima giura che io lo dici. Giuro, ma te giura che non ce l'hai fatto. Red, finalmente! È ora che sto a cuore, meno male che t'ho beccato. Ciao, bella! Dimmelo. Oh, mica avevo potuto farne via così. A cosa parte il treno? Dimmelo. Dove sta Nani? Qual è il binario? State là. Oh, ma che sei nervoso? Ma che c'è? Guarda che non è colpa mia. È colpa di mia moglie se non parto con voi. Allora, una piccola nota di curiosità. Uno di questi sottopassi, insomma, si vede sfugare un personaggio secondario del film, qui veramente in un ruolo cameo. Insomma, non so se l'avete riconosciuto. Ma disgraziato, ma invece è il battesimo del cupo domani. Ma non lo sanno che la domenica è sacra. Ma oh, principe, ma che c'è, stai pure dentro? C'è sto domani dai, forza. Così lo faccio del pure a lei che c'è il sangue in giallo rosso. Su a papà, fai sentire. Oh, di forza Roma, zio. Come da un parlo papà? No. E dia forza Roma. Roma. E diglielo forza Roma! Non se ne fia, signor, dice forza Roma! Sta buona, Griscio, che c'è cadere! La fatta il violaziale, oh! Si notte bene, eh! Di forza Roma! Che sei grigione, c'è il violaziale! Te faccio piangere dire domani se non dici forza Roma! Ancora! Forza Roma! Ancora! Forza Roma! Domani ci arriveremo al binario! Ebbene sì, si tratta proprio del presidente Ferrero della Sampdoria Calcio, che all'epoca era un imprenditore locale, dico nella realtà era un imprenditore locale che produceva film indipendenti, appunto dava produzione a film indipendenti, e lui stesso insomma, partecipava, gli piaceva partecipare anche seppure in piccole parti come in questo caso. E termina qua la parte riguardante Roma. Infatti da questo punto in poi il film si svolgerà a bordo del treno che sta portando gli ultra della Brigata Veleno a Torino. Quindi per quanto riguarda le location di Roma e la parte di Roma, termina qui dalla stazione Tiburtina. Ora la palla passa, visto che si tratta di un film che parla pur sempre di calcio, la palla passa al mio fraterno amico Marco Sarro, il quale lo ringrazio veramente di cuore perché si è prestato nel mostrarci, ci mostrerà tutte le location riguardanti la parte finale del film, che appunto si svolge a Torino. A te Marco. Ciao Giaffi e ciao a tutti. Mi accingo a preparare la seconda parte delle riprese di Ultra. Vi guiderò lungo la trasferta di Torino, visto che per ovvi motivi logistici Giaffi non può farlo. Sono onorato e immensamente contento di potervi partecipare e prendere parte. Veglia, veglia! Siamo arrivati quasi a Torino! Ora di ritardo! Dai, io, dai! Andiamo! Allora, dai, veglia! Oh, dai, attenzione, amico, amico! Oh, dai, è preparato, ci siamo arrivati! Forza un po'! Eccoci qui, che stiamo per arrivare alla stazione di Torino Porto Nuova. Come potete vedere. Gli avversi,
eccoci giunti nel punto in quale presumibilmente si fanno poi le riprese del treno che sta arrivando a Porto Nuovo, e quindi poi si intravede la stazione dove poi arriverà il treno. Questa è la stazione, e qui è quando appunto il treno giunge. Qui è quando praticamente fanno lo scontro, qui è il punto in cui arrivano le sassate più dello scontro. Arrivano le sassate mentre loro tirano fuori lo striscione. Eccoci arrivati al binario 20, qui è dove praticamente arriva il treno ultra, un ultimo, e scendono poi per venire accolti dai poliziotti. Le brasi, seconde infornate di subumani. Scendono da questa parte ovviamente per quanto riguarda l'accoglimento, dall'altra perché vedono sul binario 18 che è dall'altra parte, che vedremo dopo, vedono i drughi contro i quali poi faranno i primi scontri. Fabio, l'hai presa la sacca dell'adesivo? Sì, l'ho presa. Ma principe, ci stanno i drughi. Che? Sono stati loro sti bastardi. E che ci vengono sotto così? Ma pure se non sono stati loro, sono sempre gli juventini, oh. Quindi andiamo a vedere il 18° binario. Carica. Eccoci giunti al binario 18, come potete vedere laggiù. Questo è il binario nel quale avvengono gli scontri. Dopo lo scontro con i drughi rientrano da quella parte del treno ed escono appunto al binario 20. Dopodiché verranno tenuti in sala d'aspetto dove faranno tutti i controlli. Inquadratevi e procedete all'identificazione. Sala d'aspetto. Come sta? Andiamo. Senta, ma comandante, capo, dottore, qui è tardissimo. Apri, senti, qua ci vogliono portare in sala d'aspetto, sono male. Questi ci vogliono portare in sala d'aspetto. Apri, e qui dobbiamo fare qualcosa, eh? O stanno a fa' apposta, non ci vanno a far vedere la partita. Dottore, che ci hanno presi i documenti. Però la sala d'aspetto non c'è più, per cui non ho potuto riprenderla, è sempre lì al binario 20, non è almeno lì, adesso è stata spostata. Ed eccoci giunti a Piazza San Carlo, come vedete le riprese riprendono praticamente da qua, la parte dove il pullman passa, riprendono poi le due chiese, qui passa il pullman, adesso è pedonale, una volta invece si passava tranquillamente con le macchine. E quindi poi il pullman prosegue lungo la strada, si intravedrà poi il cavallo. E alla fine la scena finisce con quella parte della piazza. Dopodiché l'inquadratura si sposta in un altro punto un po' più, tra virgolette, periferico della città, anche se in realtà non è poi così periferico, che poi andremo a vedere.
Allora ragazzi, eccoci in piazza Costantino il Grande. Praticamente qui cosa succede? Qui è dove passa il pullman, come potete vedere, e va in questa direzione. Quindi il pullman arriva da là, da vicino a quelle tre case, dove c'è quella macchina. E passa lungo il tragitto per poi proseguire. Praticamente qui siamo già quasi arrivati alla zona stadio, quindi questo effettivamente è un punto reale del tragitto che i nostri faranno col pullman. Il pullman cammina attraverso, e attraverso gli alberi si intravede lo stadio. Qui ovviamente alberi non ce ne sono più perché hanno ristrutturato tutto. E quindi il pullman si avvicina e si vede la Torre Littoria che piano piano mostra quello che è lo stadio olimpico, allora comunale. Allora ragazzi, eccoci qui, finalmente siamo arrivati dove arriva il pullman, che praticamente è questo punto qui. Il pullman arriva, adesso è cambiato tutto, ovviamente, è diventato tutto pedonale come potete vedere. La voce è rotta il cazzo! Il pullman arriva qui e si ferma praticamente qua dietro. Qui poi gli ultra scenderanno e cammineranno lungo questo, diciamo, viale che adesso è tutto pedonale per dirigersi verso lo stadio che vedete laggiù. E poi cammineranno per dirigersi verso lo stadio e incontreranno poi dal parco i drughi che si avvicineranno e ci sarà poi il tafferuglio. Allora ragazzi, siamo davanti al Luna Park, che presumibilmente è quello degli scontri. Qui siamo praticamente davanti allo stadio, perché lì è quello l'ingresso nord dei tornelli presso il quale i nostri cari sono entrati. Allora ragazzi, se una parte degli scontri può essere avvenuta vicino al Luna Park, che è la zona, al piccolo Luna Park, che è la zona vicino allo stadio, una parte potrebbe essere qui, perché se vedete poi le foto di riferimento, dove ci sono le panchine in circolo. Cazzo, ci siamo persi tutto l'inizio. Hanno pistolo del brutto. Non sventrato. Ma che cazzo hanno fatto? L'hanno accoltellato. Ed eccoci finalmente alla biglietteria nord, quella della curva maratona fondamentalmente. Come potete vedere, questi sono i tornelli presso i quali si sono poi diretti allo stadio. Infatti l'inquadratura che poi vedrete quando tornerà inquadra anche quella casa lì, quindi. Ma che hanno fatto? Non si è calmato. Bisogna farlo sapere a tutti quanti. Andiamo a pisar prima, dai. Stavolta abbiamo sta tutti con noi. Portiamo l'infermeria, regà. E così ci sentiamo un attimo. Sti cazzi, intanto ce lo dobbiamo portare, forza. Oh. Ci prepariamo a caricare quelle merde della...
Scusa Mary, sono Ciotti dell'Olimpico. Scherzi a parte. Ragazzi, sciarpetta, proprio quell'anni 80, giusto per anni 80-90, giusto per omaggiare il film di Tognazzi. E che dirvi? Qui da Torino è tutto. A voi Roma, linea a Roma. Ciao Giaffi, ciao amici di Giaffi sul web, ciao a tutti, alla prossima. E termina qui questo video, come avete visto un video stavolta completo delle sue location, quindi non solo limitatamente a quelle romane, ma ha avuto l'enorme collaborazione di avere anche le location a Torino, visto che poi il film, appunto, la seconda metà si è svolta a Torino. E quindi insomma è mio desiderio ringraziare veramente di cuore tutti coloro che hanno collaborato con me alla realizzazione di questo video, in primis Marco Sarro, che è stato colui che ha fatto il servizio a Torino, quindi ci ha mostrato le location torinesi e insomma ce le ha spiegate veramente con tanti particolari e aneddoti. Veramente un grazie di cuore a Marco. Poi voglio ringraziare Niki Bisterzo, perché l'idea di questo video è la sua, mi ha contattato in privato, insomma, anche avendo visto altri precedenti video dedicati ad altre location di altri film e telefilm, insomma il mio amico fraterno Niki mi ha contattato e mi ha chiesto, dico, ma Giaffi, ma un video dedicato alle location di Ultra? Ecco qua, l'abbiamo fatto, quindi dobbiamo a Niki la realizzazione di questo video. E poi voglio ringraziare anche Massimo Boco, è un mio collega di lavoro con il quale siamo riusciti a risalire a molte delle location romane, perché alcune location le abbiamo trovate delle fonti in rete, ma tante altre non erano citate, quindi ci siamo messi lì, io e Massimo, un'intera notte a cercare solo attraverso i fermi immagini, noi fermavamo continuamente le scene del film alla ricerca di qualche spunto, di qualche indizio, e credeteci, non è stato per niente semplice, perché ci basavamo soltanto su alcuni palazzi, quindi soltanto su alcuni spunti architettonici, e insomma Roma è enorme, e andare a trovare, andare a ricercare e soprattutto scoprire che effettivamente si trattava di quel luogo, di quel quartiere, di quel punto, insomma è stata un'impresa veramente molto molto appagante alla fine, insomma. Quindi ringrazio anche il mio collega Massimo Boco. Prima di lasciarvi voglio mostrarvi due extra post titoli di coda, come ormai è consuetudine in tanti film anche al cinema. Voglio raccontarvi l'aneddoto riguardo il bambino del film, Alessandro Tiberi. Alessandro Tiberi che, insomma, forse qualcuno sa di chi parlo e l'ha riconosciuto. Da quando è entrato nell'età adulta è apprezzato attore e anche soprattutto doppiatore, e in questo segue le orme del padre. Infatti suo padre è niente meno che il grande Piero Tiberi, a sua volta attore anni 70, l'abbiamo visto in tanti ruoli nei film cosiddetti poliziotteschi all'italiana. Ma Piero Tiberi è ben conosciuto nell'ambiente degli anime, dei cartoni animati giapponesi, perché lui è la voce storica di Tetsuya Tsurugi, il pilota del grande Mazinga. Voglio raccontarvi l'aneddoto riguardante tre giornalisti che si vedranno in televisione a casa di Cinzia. Sono tre giornalisti che non sono conosciuti in tutta Italia, sono molto conosciuti qui a Roma, insomma sono per noi giornalisti storici, perché fin dai primi anni 80 che fanno trasmissioni sportive riguardanti Roma e Lazio. Loro sono
appunto romanocentrici, raccontano la storia della Roma Calcio e della Lazio Calcio. Ecco, questo inquadrato è Michele Plastino, probabilmente il più famoso dei tre, perché è apparso qualche volta anche ospite a Italia 1, quindi anche a livello nazionale a qualche volta è apparso, quindi forse qualcuno se lo ricorda, mi rivolgo ai non romani. È stato ospite delle trasmissioni sportive di Sandro Piccinini, per esempio, non so, Controcampo, per esempio. Michele Plastino, che è appunto qui a Roma molto famoso con la sua trasmissione Gol di notte, all'epoca nel film Ultra, appunto, stava a Teleroma 56, come si vede nel logo televisivo. Attualmente invece è in un'altra emittente sempre locale romana. Ecco, quest'altro giornalista romano che si è appena intravisto in televisione è Giulio Galasso, lui è di fede biancoceleste, quindi l'altra squadra di Roma, la Lazio. Lui fa appunto trasmissioni tutte dedicate alla Lazio. In questo caso è apparso nel film Ultra, proprio perché all'epoca questi tre giornalisti, Plastino, Galasso e Giorgi, tutti e tre facevano parte della stessa emittente. Il terzo e ultimo giornalista romano è Lamberto Giorgi, lui di fede romanista. Insomma, lui ha una sorella che è molto più conosciuta, molto più famosa, ovvero Eleonora Giorgi, attrice che soprattutto negli anni 80, anni 90, insomma, ha fatto tanti film della commedia italiana. La ricorderete per esempio con recitando a fianco di Carlo Verdone. Vi spoilerò una piazza. Quella è ristrutturazione, quindi non si vede, ma chissà se avete capito di che piazza si tratta e di che film soprattutto. Ecco, ora il video è davvero finito. Io vi ringrazio davvero di cuore a tutti voi per la visione. Un saluto e alla prossima.